Fine di partita Lugano Zugo 2-1 al supplementare, ma quando la squadra vince anche 2-1, tante volte il merito è di chi fa dietro le quinte, riesce a mettere i giocatori nella situazione. Presentiamo un personaggio arrivato per la prima stagione a Lugano, che però ha una menzione importante. Sì, io sono responsabile del materiale col mio collega e niente. Dice anche il tuo nome, però. Cameroni Edi, e niente. Faccio già anche allenatore della sezione giovanile. Ho giocato anch'io e le emozioni sono tante dietro una panchina. E oltre a fare il materiale, stai vicino ai giocatori e dai un supporto anche morale dietro la panchina. Quindi immagino che tu seguirai anche tutti gli allenamenti della squadra e quindi. Immagino che c'è qualche giocatore un po' più pignolo per i bastoni, perché vuole qualcosa di particolare? Ma sicuramente sì, ci sono dei personaggi che richiedono un po' più di attenzione degli altri, però bene o male sono tutti uguali, cerchi di dare il meglio per tutti i giocatori. Ecco. Conoscete tutti Linus, Linus è una persona speciale per me perché siamo anche molto amici, io e lui, e è un tipo anche particolare, però... Va bene così, nel senso... È più difficile fare la tua mansione o allenare i ragazzini piccoli o, ti dirò di più, la terza ipotesi, tenere a bada magari i genitori? Bella domanda questa, tenere a bada i genitori sicuramente, però niente, è difficile anche allenare i ragazzi, però ti dà tantissime emozioni e soddisfazioni, sicuro, come fare il materiale... Nella prima squadra, io essendo il primo anno non pensavo che potevo essere così importante il ruolo del, diciamo, del materiale all'interno della squadra. Quale giocatore ha qualche bastone particolare o qualcosa di particolare che vi chiede? Ecco, perché magari i nostri ascoltatori magari vorrebbero sapere una chicca, senza magari a dirci anche il nome, ma soltanto qualcosa di particolare che fate. No, niente, ormai prima di una partita c'è sempre il giocatore che magari vuole sostituire le lame dei pattini e avere materiale particolare, per esempio magari una qualche cucitura su un paragomito o cosa. C'è qualche giocatore scaramantico per certe cose oppure no? Sì, c'è chi magari si mette gli stessi calzettoni sotto o altro materiale, sì, ci sono dei un po' scaramantici. E poi quando si vince ti senti anche te di avere vinto? Ma sicuramente sì, perché hai fatto un buon lavoro alla fine e poi ti senti soddisfatto con loro alla fine. Le emozioni ormai come giocatore ci sono, ecco. Allora, ti faccio i complimenti per aver portato a casa 2 punti questa sera. Si poteva farne 3, però insomma poteva anche andare peggio. Grazie mille, ma il merito è di tutti i ragazzi. E anche quello del materiale. Quello sicuro va bene, però veramente hanno lavorato veramente bene e sono soddisfatto veramente. Un grande squadra. E in bocca al lupo anche per i tuoi ragazzi che speriamo che possano fare bene. Sì, grazie mille. Grazie mille. Grazie, arrivederci.